un casale che deve crescere domenicalmente, acquisire convinzioni. La cosa più migliore per farlo è vincere e giocare un buon calcio. Oggi ci siamo riusciti e cercheremo di farlo. Sappiamo che è difficile perché in questa partita, che secondo me abbiamo fatto è stata una gran bella partita, secondo me, da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo visto quanto si soffre per vincere, no? Per cui questo però ci deve dare morale, convinzione nei nostri mezzi e andiamo avanti su questa strada. Sappiamo che avremo la capacità di soffrire come è stato oggi in certi momenti della partita, poi qualche freccia nel nostro arco ce l'abbiamo, quindi credo sia una vittoria meritata, tra le altre cose, giusto per continuare il commento. Abbiamo subito un attimo, dopo la metà del primo tempo, la loro pressione, però poi dopo credo che nella prima metà del primo tempo e nel secondo tempo abbiamo legittimato questa vittoria. Non è neanche facilissimo fare la squadra perché anche quelli che sono entrati hanno dimostrato di No, essere ma la bravi. nostra forza è quella, poi quando saremo tutti sarà ancora più complicato, ma io sono abituato ad allenare squadre dove ne avevo 22 che dovevano giocarsi il posto. So che nei dilettanti è un po' diverso, dove i 7/8 vecchi in quasi tutte le squadre sono sicuri di avere il posto e i 4 giovani sono quasi sicuri di avere il posto. Io ho voluto una rosa senza stelle ma con tanta competitività, per cui i ragazzi lo sanno, ma che a volte giocano per meriti o giocano per cosa fanno i loro compagni under. Però l'importante è che tutti, ho voluto un gruppo di persone che conosco, soprattutto dal punto di vista umano, perché tutti sanno, come è successo con Kerumi domenica, con Sinato oggi, che a turno qualcuno dovrà star fuori, ma so di avere poi dei cambi che possono cambiare la partita in ogni momento. Com'è nata la scelta di partire con Pavesi, Kerumi, con Sinato fuori, che Sinato è sempre stato uno dei Ma cardini? Pavesi deve giocare in questo momento, 97, Certo, sì. per cui si devono fare delle scelte se noi volevamo giocare sulla nostra velocità, attaccare gli spazi. Credo che Pavesi e Kerumi fossero i giocatori più indicati, infatti nel primo tempo l'ha fatto molto bene Kerumi, magari un po' meno Pavesi, che comunque è un ragazzo under, e giocare in mezzo a dei marpioni o con due centrali come Valgozzano non è facile, però ha lavorato molto per la squadra, si è sacrificato, anche quello che io voglio, sto imparando da Sinato a lavorare molto anche in non possesso di palla, questo per me è una cosa importante, e poi al momento giusto bisogna rischiare, io ho rischiato di mettere una punta in più e è andata bene questo. Ma nel secondo tempo, il primo tempo è equilibrato, nel secondo tempo è calato anche fisicamente il Gozzano o il Ma chiaro, Casale. no, ma tutte le partite io credo che in linea di massima nei secondi tempi le squadre si allungano un po' e quando si allungano noi abbiamo qualche Frecce. razzetto che può mettere in difficoltà, per cui credo sia la normalità delle partite. Quando la partita è equilibrata, quando si è sul risultato in pareggio, le squadre tendenzialmente per cercare di vincere magari si allungano leggermente e dopo. Oggi i nostri due centrali difensivi hanno fatto una buona prova. Che risposte sta avendo da Cardini? Sorprendenti, in quel ruolo sorprendenti. Abbiamo giocato contro il miglior attacco della Serie D fino a questo momento, hanno fatto 9 gol in 3 partite, oggi non gli abbiamo fatto fare gol. Questo vuol dire che c'è stato un gran lavoro da parte di tutta la squadra, non solo dei centrali, perché io credo sempre che la fase difensiva inizi appunto dall'attaccante centrale. Noi abbiamo lavorato bene, abbiamo concesso poco, qualche mischia, adesso non ricordo Un paio di punizioni di Sì, le Gozzano che punizioni da 30 fuori. metri, se c'hai il segato che calcia così, le devi concedere. Occasione di Vanegas nel primo Nel tempo. primo tempo sì, hanno avuto Che un'occasione, Ronaldo ha chiuso. sì, hanno avuto un paio di occasioni, ma non proprio limpidissime, non è che ci hanno beccato. Noi avevamo paura di Massaro perché è bravissimo ad attaccare gli spazi, e Vanegas è molto bravo nell'uno contro uno, però siamo stati bravi a limitare le loro potenzialità, perché comunque è una squadra che ha dimostrato anche oggi di essere una grande squadra. Non è che abbiamo battuto con tutto rispetto, non dico nomi, ma una squadra di basso livello. Anche il pubblico ha apprezzato. Ah sì, noi facciamo il possibile per portare la gente, magari una ventina di persone domenica in più allo stadio con i risultati. Poi sappiamo che non è facile, però stiamo
noi ce la mettiamo tutta, siamo contenti per chi ci segue, che sta apprezzando il nostro lavoro, sta apprezzando il nostro spirito di questa squadra, che è quello che io voglio, una squadra che si sacrifica uno per l'altro, giocano per la maglia o giocano per il proprio compagno, che è quello che noi vogliamo. E per cui questo penso sia la cosa più bella che la gente può apprezzare. Poi ci sta che non siamo dei giocatori, siamo una squadra di Serie D, ci sta l'errore, il tecnico, ci sta il gol sbagliato, ci può stare tante cose, però credo che i tifosi sappiano che siamo in una categoria dove prima di tutto ci vuole questo cuore, quest'anima che i ragazzi sicuramente mettono giornalmente, non solo la domenica, negli allenamenti. Carlumi titolare vuol dire che settimana ha lavorato bene. Sì, Carlumi, l'ho detto, Carlumi titolare, Carlumi è uno dei... quanti vecchi abbiamo? Ne abbiamo parecchi, 11 o 12 vecchi che si devono sudare il posto tutte le domeniche, perché è cambiata un po' la musica rispetto all'anno scorso, dove ne avevamo 13 o 14. Poi quando entrerà anche Modum, forse un ragazzo albanese che abbiamo in prova, ci sarà ancora più concorrenza. Così a spanne quanto può dare Modum a questa squadra? Ma deve prima inserirsi a livello tattico, perché è un giocatore che ha una forza devastante, però deve ancora capire alcune cose di come si gioca a calcio vero, perché lui fino ad oggi ha giocato forse un po' in Africa e forse un po' negli amatori. Però può dare qualcosa. Certo, può darci una forza di rompetto a metà campo, perché quando parte non, neanche con le bombe lo tirano giù per lui. Però i ragazzi stanno giocando adesso, stanno facendo il massimo, per cui ripeto, ci sarà uno in più magari poi che darà, che metterà pepe al culo a chi sta giocando e sta facendo molto bene. Chi è soldamente? Adesso dovrebbe rientrare Priolo, però anche lui dovrà riguadagnarsi il posto, perché quando le cose poi vanno bene, quando poi le cose vanno bene, è chiaro che devi guadagnarti il posto, tutti quanti. Albanese come si chiama? Arens di nome, però per adesso è in prova. 97, soprattutto perché il 97 sarebbe un cambio a Pavesi che oggi non ce l'aveva. Attaccante lui? Esterno. Sì. Arriva a Torino?